Ciao fans della WWE, io sono MaxisAwesome92 e questo è WWE Crown Jewel 2023 in 3 minuti. Nel kickoff, Sami Zayn sconfigge JD McDonagh in un incontro tutto sommato carino, partenza positiva. Nell'opener del pay-per-view vero e proprio, Seth Rollins difende il suo titolo mondiale dall'assalto di Drew McIntyre. Unica gemma della serata, match parecchio competitivo e in cui nessuno dei due contendenti ricorre a tattiche scorrette, si punta a resistere sportivamente agli attacchi rivali fino a che l'architetto non ha la meglio. Damian Priest si presenta per incassare il Money in the Bank, ma Sami Zayn gli porta via la valigetta. Rhea Ripley difende il titolo mondiale femminile da una quadrupla minaccia in un Fatal 5-Way Match, molto cacciarone, a tratti sconclusionato e dove la logica fa capolino col contagocce, da seguire senza impegno. La Mami strappa la vittoria in un finale concitato, bloccando uno schienamento rivale con una Super Riptide. John Cena se la vede con solo Sikoa sperando di strappare la vittoria in un match singolo che gli manca da più di 5 anni, quando batté Triple H alla Greatest Royal Rumble del 2018, proprio in Arabia Saudita. Fa di tutto per bloccare il pollice dell'Enforcer, che però lo mette a tacere con ben 11 Samoan Spike. Nonostante la sconfitta, il leader della C-Nation lascia il ring sotto i forti applausi del pubblico. Preferisco sorvolare sull'ignobile segmento parlato con l'attore Ibrahim Al-Ajaj, conteso tra The Miz e Grayson Waller per essere intervistato. Tutto termina con un improbabile People's Elbow araba. Rey Mysterio contro Logan Paul, purtroppo, non ha rispettato le grandi aspettative riservate alla vigilia. Da menzionare il frangente in cui l'influencer ha salvato il mascherato prendendolo al volo da una brutta caduta. Poi Logan Paul va a segno col tirapugni e lo schienamento, diventando il nuovo campione degli Stati Uniti. Altro match inferiore a quelle che erano le aspettative, Io Sky che difende il titolo contro Bianca Belair, ben lontano dal loro ottimo e sorprendente precedente fatto a Backlash qualche mese fa, che peccato. Fa il suo ritorno Kairi Sane, che permette alla connazionale, la Genius of the Sky, di ottenere la vittoria. C'è da chiedersi come si inserirà all'interno delle dinamiche delle Damage Control, con Bayley già non entusiasta. Damian Priest, ancora non riuscito a tornare in possesso della valigetta, deve affrontare Cody Rhodes. Non tardano ad arrivare le interferenze del Judgment Day, ma ci pensa Jey Uso a metterli fuori gioco. L'American Nightmare ha la meglio eseguendo sull'arciere dell'infamia tre Crossroads tutte di seguito. Nel main event, Roman Reigns difende il suo titolo indiscusso WWE Universale contro LA Knight, combattuto col solito canovaccio del capo tribù, ma totalmente privo di qualsivoglia carica emotiva. Non mi sono mai sentito coinvolto, trascinato e benché meno ho mai pensato che la megastar potesse farcela. Infatti Reigns, dopo essere stato aiutato da Jimmy Uso che gli ha messo un piede sulla corda più bassa, va a segno con due spear, di cui una fuori dal ring contro le transenne, restando ancora campione indiscusso. Questo era WWE Crown Jewel 2023, un evento davvero fiacco, purtroppo l'ennesimo dell'ultimo periodo. Spero vivamente che il livello si alzi con Survivor Series a fine mese, col tema del Wargames già confermato. Voi invece cosa ne pensate di WWE Crown Jewel 2023? Vi è piaciuto oppure no? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.